Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera Far Cry Undying Love. Ok, vediamo un po' finché morte non vi separi. Diciamo che il titolo questa volta non rispecchia il titolo in inglese. Andiamo a vedere quest'altro capitolo del DLC con Guy Marvel come regista. Vediamo un po', basato sugli zombie. Come al solito. So che a Hollywood sei il regista numero uno dei film da donna. Io li chiamo racconti di epica romantica. Ma devi differenziare. Ho una storia epica di amore sovrannaturale per te. Immagina questo. Riproponiamo un Romeo e Giulietta in un mondo pieno di zombie. Ah, è quasi originale. Alla gang di Romeo gira il cazzo col turbo, quindi lo rapiscono. Lo schiaffano in una bara. Lo vogliono seppellire vivo non perché si è chiamato il nemico, ma perché si è innamorato. Romeo diventerà uno zombie con il cazzo floscio, la punizione suprema. E Giulietta fa... Ma col cazzo! Ucciderò chiunque si frapponga tra Romeo e i miei lombi! Ok. Quindi, Giulietta deve farsi strada nel cimitero. Perché Romeo è stato seppellito vivo dalla sua gang. Ho capito. Molto stereotipato il cimitero, però va bene. Ah, ma sono sempre più aggressivi, però. Colpi alla testa. In un cimitero da cacarsi nelle mutande. Queste storie d'amore sovrannaturale mi sembrano così sciocche. Qua non si ride. Ci sono zombie affamati che vogliono mangiare Giulietta. Proiettile Vanga. Ah no, banga. C'è un problema che non ho capito perché qui da un rampino... Ah, forse al contrario, da lì verso di qua si può scavalcare. Vabbè, capiremo dopo. Quindi, Giulietta scende in una cripta collegata alle fogne. Cosa c'entra con la storia di Romeo e Giulietta? Ah, è importante, sì. È il loro rifugio d'amore. Ogni tanto ci vanno a chiavare, fanno un po' di porcate. Che ne dici come crescita dei personaggi? Un'oasi nel caos del mondo. Già me lo immagino. Scusa, ma mi dà fastidio la musica. Dove? Ma da dove è uscito? Ah, da qua. Ma che mira che c'ho. No, ho sentito una persona parlare però. Quindi dovremmo fare così? È la Madonna. Ah,
Sembrano più tosti questi qua a morire. Quindi il cimitero è perfetto per il mio cameo in stile Hitchcock. Sarò una statua. È un cameo costoso. Come puoi dare un prezzo all'arte? Aia. Ma la sua vista è un po' brutta. Voglio la magliettina. Non si fa niente, ok. Alla ricerca di achievement per capire se... c'è qualcosa che si può sbloccare oppure no. Ok. Ah, ma spuntano. Si imparano a gridare a... no. Questa era degna, l'ultima era degna di un film, veramente. Coltello. Raccogliamo un po' di robe. Facciamo così. Perfetto, andiamo a vedere cosa c'è da questa poi parte. Poi abbiamo gli zombie grossi, i colossi, lanciano fus e hanno le braccia pompate, praticamente il mio gente. Ho capito, devo uccidere quella roba lì, però... occo Giuda, mi sono saltato in aria. Ma è esploso lui o l'ho fatto esplodere io? Aia. Aia. Devo cercare di capire come ucciderlo. Così. Boh. C'è una parte fortissima dove Giulietta si ricorda di aver nascosto qualcosa di sentimentale e usa il suo rampino per recuperarlo. Un rampino? Perché? Perché coi rampini diventa tutto più spettacolare! Eh? Quindi, vediamo le stazioni mutagene. Una malvagia multinazionale ha fatto la melma che rianima i morti. Che ne dici? Per me,
La fuffa come questa distrae dal fatto che è la semplice storia di due persone. Voglio portare all'estremo il concetto di due innamorati contro il mondo. Può capire come recuperare l'oggetto del rampino, però. Sono troppi. C'è ancora uno? Ora, l'unica cosa che si frappone fra i due innamorati è una chiesa. Fammi indovinare. Giulietta deve scalarla con i suoi superpoteri. Bella idea, ma non perdiamo di vista il realismo. Ci sono delle impalcature intorno alla chiesa. Volevo capire quel fattore del rampino e di recuperare l'oggetto. Tipo di qua si potrebbe andare in qualche modo. Quindi Giulietta vede qualcosa dall'altro lato dello steccato. Credevo fosse una corsa contro il tempo. Secondo me, se Giulietta esplora un po', va bene. Lei e Romeo hanno scopato in giro per il cimitero, quindi per lei è un posto speciale. Quindi Giulietta prende un'arma fighissima! Forse l'arma ha un significato per la coppia? Oh, certo! È stato il primo regalo di Romeo a Giulietta. Suppongo che in alcune parti d'America sia un regalo romantico. Ok, abbiamo preso una super mitragliatrice. Adesso vediamo se possiamo andare di qua a vedere cos'è. Ah, eccolo il rampino. Quindi cosa ci facciamo? Dobbiamo saltare di là? Penso di sì. Ok. Giulietta vede un lanciagranate molto sentimentale. Sarebbe sentimentale? Prendiamolo. Ok, usciamo. Allora, qua abbiamo distrutto tutto. La gengranate ce l'abbiamo sul 3.
Lanci la pompa e mitragliatrice, quindi impalcatura. Giulietta vede la bara del suo amante e la gang che lo seppellisce. Fammi indovinare, deve ucciderli tutti. Esatto! Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Il tizio della gang fa: ucciderà l'eroe! Aia! Ce n'ho uno dietro. Ma divertiamoci così allora. Oh, ti uccido, lo sai come? Così, guarda. Se finisco di caricare. Esatto. Giulietta salva Romeo da un destino peggiore della non morte. Apre la bara e... Wah! M. Night Shyamalan, baby! Romeo è un mischione di tutti i mostri che ti vengono in mente. È brutto come la fame, ma l'amore trionfa su tutto. Questa storia potrebbe venire in mente solo a un vecchio che non ha mai scopato. Sono un sacco di cose, ma vergine no! E non sono vecchio, semplicemente non pippo il botox come fai tu! Oh, guarda, c'è la security. Ah, stavo per andarmene! Stronzo! Ok, e per oggi è tutto. Alla prossima. Bye bye!